Il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, su delega del ministro dell'Interno, ha disposto un accesso ispettivo antimafia nel comune di Stilo, al fine di compiere accertamenti e approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso. L'attività ispettiva della commissione d'indagine sarà supportata nell'espletamento dell'incarico da personale delle forze di polizia e dovrà essere perfezionata entro 3 mesi dall'insediamento, periodo prorogabile di ulteriori 3 qualora necessario. Ritengo sommessamente che le uniche infiltrazioni che vorranno verificare saranno quelle derivanti dalle piogge insistenti sul soffitto della casa municipale. Scherzi a parte, ragionerei sulla pericolosità di una norma che assicura completa discrezionalità all'autorità che deve provvedere. Si tratta di una normativa dai concetti estremamente elastici e generici, che presentano un ridottissimo grado di significatività e concludenza. Si tratta in sostanza di ragionare su presupposti che difettano di tipicità in ordine a fatti e o atti antigiuridici. La lacunosità del vigente quadro normativo, tra l'altro, è dimostrata dal fatto che presso Camera e Senato sono giacenti ben 12 disegni di legge. Una cosa è pacifica: per giungere allo scioglimento del Consiglio Comunale occorrono elementi di fatto precisi, univoci, concreti, rilevanti. Ma specie occorre che l'iter argomentativo intrapreso per raccordare siffatti elementi sia connotato da assoluta logicità. Perché, dice, intendo concentrarmi specificatamente sull'analisi di detti lemma? Perché è illogico alimentare un dubbio di collusione o comunque condizionamento risolvibile in una pressione della criminalità tale da incidere sul libero esercizio del mandato elettivo garantito dall'articolo 51 della Costituzione. Laddove sussistono elementi precisi, concreti, univoci e rilevanti, idoni a legittimare il contrario. La scena è questa: un sindaco cui viene incendiata l'abitazione, un consigliere cui viene crivellata a colpi di pistola l'automobile, un vice sindaco il cui figlio e genero partecipi di una cooperativa sociale si vedono incendiato un mezzo proprio dell'associazione. E allora potrebbe mai discorsi di elementi precisi, univoci, concreti e rilevanti, commentati da un iter argomentativo logico, idoni a legittimare un eventuale scioglimento?